Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di sicurezza in auto e lo facciamo in compagnia di lei. 70 Mai 4K A810 HDR, una dashcam ragazzi pazzesca. Sì, perché lei registra, come avete capito, i video in 4K ed è fornita anche di HDR. Ma non è solo questo quello che è in grado di fare, perché lei è molto molto di più di tutto questo. 70 Mai, per chi non lo conoscesse, è uno dei marchi leader per quanto riguarda le dashcam. Ho già portato sul canale una versione della 70 Mai, la A510, che è una versione più economica per quanto riguarda questo marchio. Qua invece abbiamo il top di gamma ragazzi, una dashcam veramente incredibile. Poi qua abbiamo anche un accessorio che abbiamo visto appunto anche nella A510, perché è un kit che si acquista separatamente ed è compatibile ovviamente con tutte le dashcam 70 Mai, un modulo 4G che ci permette di avere delle notifiche in tempo reale di tutto quello che succede intorno alla nostra auto quando lei è parcheggiata. Ma prima di vedere tutte le caratteristiche e le potenzialità di questa dashcam, direi di vedere cosa c'è all'interno di queste due confezioni una volta che vi arrivano a casa. All'interno della confezione troviamo una scatoletta dove al suo interno abbiamo la piastra di fissaggio a sgancio rapido, quella che va fissata al lunotto della nostra auto, dove potremo andare a sganciare rapidamente la nostra telecamera 70 Mai 4K A810. Poi abbiamo un cavo di alimentazione USB Type-C per andare a alimentare direttamente tramite la porta USB della nostra auto la nostra dashcam, ed è un cavo ovviamente molto molto lungo perché può arrivare praticamente ovunque all'interno della nostra auto per connettersi alla nostra porta USB. Dopodiché abbiamo un adattatore per quanto riguarda l'alimentazione, nel caso non abbiamo una porta USB nella nostra auto potremo sempre andare ad alimentare con la presa accendi-sigari, quindi abbiamo una presa con due porte USB. E poi abbiamo un piccolo attrezzo in plastica molto utile, ma molto molto utile, che serve per andare a spingere il cavo di alimentazione e anche quello della telecamera posteriore se volessimo utilizzarla dietro a quello che sono i profili che girano intorno alla nostra auto. Quindi con questo faremo leva e andremo a spingere il cavo dietro il montante. E ragazzi, con questo accessorio è veramente semplicissimo nascondere il cavo all'interno di tutta la nostra auto, davvero davvero super utile ovviamente questo attrezzo, che poi non va a danneggiare la niente perché è in plastica. Dopodiché abbiamo un altro sacchetto dove al suo interno abbiamo un altro cavo che da una parte ha una presa dedicata alla nostra action cam, quindi è proprio una presa dedicata dalla 70 Mai, mentre dall'altra parte abbiamo questo adattatore, e questo cavo serve per andare a collegare quello che abbiamo da questa parte. Nell'altra scatoletta che abbiamo da questa parte abbiamo sopra il manuale di istruzioni, come vedete, con tutte le varie indicazioni per quanto riguarda l'installazione, anche una sorta di dima per andare a installare correttamente la nostra action cam, vedete anche qua. E poi abbiamo ovviamente quello che sono i manuali di istruzioni con anche i QR code per l'applicazione da scaricare nel nostro smartphone, sia per iOS che per Android. Dopodiché abbiamo lei, la telecamera posteriore, che vedete che ha questo spinotto che va a collegarsi al cavo che abbiamo visto prima. Quindi con questo spinotto andremo a collegare questo cavo, mentre questa parte andrà collegata alla nostra dashcam. Quindi se vogliamo utilizzare anche la telecamera posteriore avremo tutto questo cavo che andrà fino alla parte posteriore della nostra auto. Ovviamente non siamo obbligati ad utilizzarla, però è inclusa in confezione, nel caso volessimo collegare anche la telecamera posteriore è possibile farlo. Dopodiché abbiamo lei, guardate quant'è importante nelle dimensioni, perché qua abbiamo veramente un prodotto super super incredibile. Abbiamo una dashcam 4K HDR ragazzi, veramente tanta roba. Infatti anche il display, guardate quanto è grande, adesso vado a spellicolarlo, vedete che il display è molto grande di dimensioni rispetto alla maggior parte delle dashcam. E in più, se volessimo, abbiamo anche un accessorio optional, un modulo 4G di cui vi spiegherò dopo il suo funzionamento. All'interno della confezione abbiamo il modulo 4G con il suo cavo, con i cavi di connessione per collegarlo direttamente al sistema di alimentazione della scatola fusibile della nostra auto. Dopodiché al suo interno abbiamo un libretto di istruzioni con la clip per andare ad aprire lo slot per la SIM, e poi abbiamo un cavo USB Type-C, USB Type-C
Type-C. Quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno di questo kit modulo 4G, ma di quello che è in grado di fare questo accessorio lo vedremo tra poco. Ed eccola qua ragazzi, a 810 di 70 mai, una dashcam veramente incredibile, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione, che arriva fino in 4K ed è fornita pure di HDR, ma non è solo questo che la rende veramente incredibile. Lei è una dashcam, vedete, molto importante per quanto riguarda le dimensioni, anche il display è molto grande. Al suo interno abbiamo una batteria da 500 mAh, che è una piccolissima batteria che serve per andare a chiudere i file quando viene a mancare l'alimentazione della nostra auto. Sì, perché se lei la andiamo a collegare alla presa dell'accendisigari o alla presa USB della nostra auto, quando noi spegniamo l'auto lei si spegne, quindi quel file che stava registrando non viene chiuso, sarebbe illeggibile, mentre con questa piccola batteria lei riesce a chiudere quel file e anche l'ultimo file che lei stava registrando sarà leggibile. Quindi abbiamo la possibilità di collegarla, come stavamo dicendo adesso, direttamente alla presa USB della nostra auto, l'accendisigari, tramite il cavo che avete visto abbiamo all'interno della confezione. Però questo ovviamente comporta che lei sarà in funzione solo quando l'auto è accesa, quindi come andremo a accendere l'auto lei inizierà a registrare, come spegniamo l'auto lei andrà a spegnersi e chiude l'ultimo file. Però possiamo aumentare l'upgrade e le potenzialità di questa dashcam con il kit che abbiamo visto nell'unboxing. Sì, perché questo modulo 4G ci dà la possibilità di collegare direttamente il modulo al sistema elettrico della nostra auto, quindi possiamo andare a fare un collegamento direttamente a quello che sono la scatola dei fusibili della nostra auto o alla presa OBD della nostra auto. Io l'ho collegato alla presa OBD, come vedremo tra poco, quindi avrò sempre l'alimentazione continua anche quando l'auto è spenta. Ovviamente lei non registra in maniera continua anche quando l'auto è spenta, va in una sorta di stand by, ma viene attivata quando rileva un movimento dell'auto, quindi per esempio qualcuno che ci ha tamponato quando l'auto è parcheggiata, e soprattutto perché possiamo inserire all'interno di questo kit una SIM telefonica 4G, quindi se dovessimo andare ad inserire avremo sempre la notifica in tempo reale di tutto quello che succede intorno alla nostra auto quando lei è ferma parcheggiata, quindi davvero utile secondo me, soprattutto per chi abita magari in città e deve parcheggiare sempre l'auto lungo le vie laterali, cioè non ha un parcheggio, quindi deve improvvisare dei parcheggi che però non sempre sono sicuri dal punto di vista dei tamponamenti, degli incidenti o anche dei furti. Lei ovviamente è controllabile tramite la sua applicazione 70 mai, che è compatibile ovviamente con tutte le dashcam, e io la trovo veramente veramente ben fatta. Sì, perché lei ovviamente è fornita dei tasti necessari per essere utilizzata direttamente appunto quando l'andiamo ad accendere, con il tasto qua laterale tenendolo premuto andiamo ad avviarla. Vedete, lei adesso sta già iniziando a registrare, veramente in un lampo inizia a registrare, e con i tasti che abbiamo qua sotto possiamo ovviamente andare a configurare tutta la dashcam. Abbiamo il tasto laterale che ci fa entrare ovviamente nelle impostazioni, poi con i vari tasti possiamo spostarci all'interno di tutte le varie impostazioni, poi cliccando col tasto ok possiamo andare poi salendo e scendendo, andare a modificare e configurarla e personalizzarla veramente sotto ogni aspetto, e poi con il tasto freccia possiamo tornare in quello che è la schermata di registrazione. Come vedete è veramente semplice andare a configurarla con i tasti qua frontali, però secondo me la cosa ancora più semplice è farlo tramite l'applicazione. Sì, perché con l'applicazione 70 mai di cui parlavamo prima nello smartphone abbiamo le stesse identiche possibilità di configurazione, ma le facciamo secondo me in maniera ancora più semplice nella schermata del telefono, è ancora molto molto più semplice. Infatti lei si associa tranquillamente creando una rete wifi al nostro smartphone, e quindi sarà veramente molto semplice andare a fare le varie configurazioni. Come abbiamo visto nella confezione abbiamo anche una telecamera posteriore che possiamo andare a installare o meno, che dobbiamo collegare qua sopra, e qua ragazzi ovviamente aumentiamo ancora di più la nostra sicurezza per quanto riguarda la nostra auto, perché abbiamo una registrazione continua sia frontale che posteriore. Lei registrerà entrambi i file, quella frontale in 4K, se impostiamo il 4K io vi consiglio di impostare il 4K, mentre quella posteriore, che sarà una registrazione a 1080, sarà comunque una registrazione veramente veramente buona, comunque dove si vede le targhe, si vede tutto, perché per chi non lo sapesse i video registrati con una dashcam valgono come prova legale, quindi in caso di incidente, in caso di qualsiasi situazione, questi file saranno validi come prova. Quindi avere tutto chiaro e tutte le targhe chiare, tutta la situazione chiara è davvero molto molto importante.
E tutto questo, ragazzi, non è solo quello che è in grado di fare. Lei ha anche la possibilità di attivare gli ADAS. Gli ADAS sono i sistemi di sicurezza che possiamo avere alla guida. Quindi, essendo una dashcam molto avanzata rispetto alla versione precedente che avevo portato, che era una versione, diciamo, più economica rispetto a questa, che aveva tre possibilità di ADAS: quando lasciavamo la corsia, quando l'auto di fronte a noi partiva se eravamo fermi a un semaforo, a uno stop, o quando ci avvicinavamo troppo all'auto davanti a noi. Qua invece, ragazzi, essendo una dashcam molto più performante dal punto di vista hardware, abbiamo 5 avvisi di ADAS e li trovo veramente incredibili. Allora, prima di vedere cosa è in grado di fare per quanto riguarda gli ADAS, vediamo cosa è in grado di fare per quanto riguarda la qualità nella registrazione. Allora, come state vedendo adesso, questi sono video che ho registrato io in notturna, quindi vedete come si vede bene, come tutto è molto chiaro, perché grazie al sensore Sony che c'è installato all'interno di questa dashcam, anche con poca luce il risultato è davvero davvero notevole. Vedete anche il video quando piove di sera, sempre, anzi di notte praticamente, quindi come rimane comunque chiaro tutto quello che c'è intorno a noi. Poi vedete il video di giorno, ovviamente, dove è ovviamente più facile registrare di giorno, anche se comunque non è facile per una dashcam registrare quando il sole è direttamente frontale a lei ed entra direttamente nell'obiettivo. Questa dashcam riesce comunque a gestire, secondo me, molto bene la molta luce che entra nel sensore quando è frontale il sole alla nostra dashcam. Quindi da qua vedete che qualità incredibile che abbiamo dal punto di vista della risoluzione. Adesso possiamo passare invece agli ADAS. Come vi dicevo prima, lei ne ha 5. Quali sono questi ADAS che ha? Allora, abbiamo il primo, l'abbandono della corsia. Abbandono della corsia. Che è quello che state vedendo in questo momento, dove la voce ci dirà quello che sta succedendo, quindi abbandono della corsia. Dopodiché abbiamo l'avvicinarci troppo al veicolo di fronte a noi. Attenzione, auto anteriore. Quindi avremo l'avviso sempre vocale che ci stiamo avvicinando troppo al veicolo di fronte a noi. Dopodiché abbiamo un terzo ADAS che ci indica che l'auto davanti a noi sta partendo, quindi quando siamo fermi a un semaforo, a uno stop. Rilevato movimento del veicolo che precede. E poi abbiamo due ADAS che non avevamo nella versione più economica, che sono il rilevamento di pedoni o ciclisti. Quindi, come state vedendo, quando lei rileva che vicino a noi c'è un pedone, fare attenzione ai pedoni. Ci avviserà di stare attento ai pedoni, e questa è una cosa veramente utile, secondo me, in certe situazioni in cui magari siamo un po' concitati, c'è traffico, c'è movimento, c'è tanto casino, ci tiene svegli e ci avvisa di quello che sta succedendo. E poi un altro avviso è i ciclisti. Quindi, ragazzi, anche qua, soprattutto in certi periodi dell'anno, ci sono tantissimi ciclisti in strada. Fare attenzione ai ciclisti. Sicuramente questa dashcam ci può aiutare nell'evitare magari un incidente o comunque una situazione non bella, non piacevole. Quindi capite che funziona davvero bene. Infatti avete sentito come comunque lei si esprime benissimo in italiano, perché comunque tra le varie lingue appunto abbiamo l'italiano. L'unica cosa che ho notato è che quando siamo frontali al sole ogni tanto scambia i ciclisti per pedoni, però alla fine è sempre un avviso che poi lo chiami pedone anziché ciclista, perché comunque col sole contro ha fatto fatica a capire se era uno in bicicletta o uno a piedi, però il significato non cambia, è sempre un avviso. Però nella maggior parte dei casi lei ci dà sempre l'avviso perfetto, quello giusto per quella situazione. Quindi, ragazzi, l'avete vista in azione, avete visto cosa è in grado di fare questa A810 di 70 mai. Adesso direi di andare a vedere come installare il modulo 4G e di vedere in azione il modulo 4G, che è venduto separatamente. Ovviamente questi dispositivi, ragazzi, li trovate sia su Amazon che nello store ufficiale 70 mai, qua sotto tutti i link in descrizione. Il suo prezzo dipende dagli sconti che Amazon ci fa applicare, mentre il prezzo del modulo 4G è intorno ai 50-60 euro, poi anche qua dipende dalle offerte. O se no, sempre qua sotto in descrizione trovate il link con tutti gli sconti per quanto riguarda l'acquisto direttamente nello store 70 mai. E poi comunque nel periodo del Prime Day o cose del genere, questi prodotti abbassano ulteriormente il prezzo. Quindi, ragazzi, prodotti pazzeschi che ci danno veramente una sicurezza in auto incredibile. Ma detto tutto questo, adesso andiamo a provare la nostra 810 4K di 70 mai con il modulo 4G. Andiamo! Io ho preferito collegare il cavo del modulo 4G direttamente alla mia presa OBD dell'auto, che trovo qua sotto a questa plancia. Vedete, tutte le auto sono dotate di presa OBD, quindi io ho preferito collegarlo direttamente a questa presa, quindi non ai fusibili.
però ognuno può fare come vuole, poi ognuno può farlo in modalità fai da te o portare da un'elettrauto e con magari 20-30 euro si fa fare il collegamento senza rischiare di combinare magari dei guai. Quindi in base alle proprie capacità uno può decidere. Io ho collegato i tre cavi, vedete, con dei pin alla presa OBD, quindi quello rosso all'alimentazione continua, che è quella che ho sempre che quando l'auto è spenta in questa posizione. Questa posizione ho collegato il cavo neutro, quindi il nero, e poi mentre qua ho collegato il cavo giallo, che sarebbe il cavo dell'accensione. Cosa vuol dire? Che questo cavo giallo viene alimentato solo quando l'auto è accesa. Per esempio in questo caso in cui l'auto è spenta, questo cavo giallo non è alimentato, quindi il modulo 4G prende l'alimentazione solo dal cavo rosso che abbiamo qua sotto, in questo caso è verde ma sarebbe il rosso come vedete, e alimenta ovviamente anche la dashcam, ma tutto questo in una modalità a riposo, quindi a risparmio energetico. Infatti in questo modo possiamo andare anche a dirgli tramite l'applicazione quanto vogliamo a livello di risparmio energetico. Cosa vuol dire? Che possiamo andare a proteggere la batteria, perché ovviamente anche se il consumo è molto ridotto del modulo 4G e della dashcam, che non è in registrazione continua quando l'auto è spenta ma solo in una modalità stand by che entrerà in funzione solo in determinate situazioni come vedremo tra poco, possiamo andare a proteggere la batteria. Quindi tramite l'applicazione, se abbiamo il modulo 4G installato correttamente, avremo la possibilità di scegliere la soglia del voltaggio minimo di protezione dell'auto. Che cosa vuol dire? Che quando la batteria scenderà sotto a quel voltaggio minimo, questi dispositivi si andranno a spegnere automaticamente, quindi non avranno più consumo. Quindi tutte queste possibilità che abbiamo a livello di scelta sono in base anche a quanto utilizziamo l'auto. Se l'auto la utilizziamo tutti i giorni, quindi non sta ferma molto tempo, potremo scegliere una determinata soglia, altrimenti ne sceglieremo un'altra. Quindi è molto molto vario in base anche allo stato della nostra auto, alla batteria della nostra auto, quindi tutti questi fattori influenzano la nostra scelta. Quindi io direi di scegliere un'impostazione più o meno media e avremo sempre l'alimentazione continua al modulo 4G. Questo perché? Perché il modulo 4G con la sua scheda SIM inserita, se dovessimo inserire appunto una scheda SIM dati telefonica, avremo sempre la comunicazione e avremo sempre le informazioni direttamente nel nostro smartphone. Poi come vedete sono salito con il cavo lungo tutto il montante della mia auto fino ad arrivare a quello che è il centro del lunotto anteriore, dove ho posizionato la mia 70 Mai 810 4K e vedete che il cavo si vede solo in questa posizione, questo piccolo angolino in cui si vede il cavo, ma poi per il resto il cavo è totalmente nascosto. L'altra parte del cavo che va al collegamento scende e poi entra attraverso la plancia di copertura, quindi non si vede praticamente niente. Quindi questo è quello che io ho fatto per andare ad installare la dashcam e il modulo 4G. Ma tutto questo adesso ve lo faccio vedere in azione. A questo punto possiamo testare le segnalazioni tramite notifica, sì, perché questo modulo 4G serve appunto per segnalarci determinate situazioni in cui viene coinvolta la nostra auto. Per esempio un'auto di fronte a noi vuole parcheggiare, nel fare retro ci tampona, il giroscopio rileverà l'urto, quindi il movimento dell'auto, e invierà subito una notifica, l'action cam inizierà subito a registrare, quindi avremo subito il pezzo di video in cui vedremo anche la targa dell'auto di fronte a noi e vedremo anche proprio l'azione che è successa. Un'altra segnalazione che ci viene data direttamente dal modulo 4G è anche un movimento sospetto vicino alla nostra auto. Supponiamo che la nostra auto sia stata, diciamo, presa in osservazione da un malintenzionato che la voglia rubare, quindi magari questo malintenzionato gira intorno alla nostra auto, si appoggia alla nostra auto. Tutto questo porta l'action cam, che ha un sensore di rilevamento di movimento, a inviare appunto il segnale al modulo 4G, che ci invierà subito la notifica appunto che è stato rilevato un movimento sospetto vicino alla nostra auto, e anche qua verrà inviato ovviamente subito nella notifica un pezzo di video che ci farà vedere cosa sta succedendo. Quindi ragazzi, capite che sono dei sistemi di sorveglianza della nostra auto. Questi sistemi sono configurabili tramite l'applicazione, sì, perché all'interno dell'applicazione potremo andare a selezionare la sensibilità di questo
questi sistemi di sicurezza. Quindi avremo la possibilità di selezionare sensibilità medio, alta o bassa, sia per il rilevamento delle persone che per quello che riguarda il rilevamento degli urti della nostra auto. E in più abbiamo anche la possibilità, sempre all'interno di questa schermata, di attivare dei timelapse. Sapete cosa sono i timelapse? Sono dei video diciamo lunghi per quanto riguarda il tempo di registrazione, ma molto brevi nella visualizzazione. Praticamente sono tantissime foto scattate a raffica che creano appunto un time lapse. Quindi tutto questo è quello che è in grado di fare per quanto riguarda la sicurezza della nostra auto, ma a questo punto direi di testarli. Quindi adesso vado a muovermi intorno alla mia auto, mi appoggio. Perfetto, vedete che è arrivata la notifica nel mio smartphone con scritto rilevamento di persona sospetta, ci sono persone sospette intorno al veicolo, controllare. Adesso ne è arrivata subito un'altra in sequenza con scritto la registrazione delle persone sospette rilevate è stata caricata, controllare in tempo reale. Cosa vuol dire? Che se io adesso clicco sulla notifica, l'ultima che mi è arrivata, e vado a fare connetti, mi andrò a connettere al modulo 4G e potrò andare a vedere cosa è successo. Quindi la registrazione delle persone sospette rilevate è stata caricata, visualizza ora. Perfetto, vedete che ho la mappa che mi indica la posizione della mia auto per quanto riguarda la posizione in cui si trova e io che passo davanti all'auto. Adesso lo faccio, vedete? Ci sono io che passo davanti all'auto. Quindi questo per quanto riguarda il rilevamento delle persone sospette. Adesso direi di passare invece a quello che sono gli urti, quindi un tamponamento della nostra auto, magari in un parcheggio, che va appunto a muovere il giroscopio. Quindi simuliamo anche questa situazione. Perfetto, sorveglianza parcheggio, è arrivata la notifica con sorveglianza parcheggio, adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, che è la prima, quelle sotto sono quelle di prima per quanto riguarda le persone intorno all'auto, questa invece è sorveglianza di parcheggio. Il video di sorveglianza del parcheggio della collisione è stato caricato, controllare in tempo reale. Quindi se io vado a cliccare sopra, vedete che abbiamo sempre la posizione per quanto riguarda la geolocalizzazione e poi ci sono io che ho mosso l'auto e quindi quello che sono andato a vedere in questo piccolo video è quello che è successo in tempo reale. Praticamente dopo pochi secondi abbiamo subito il video di quello che è successo. Ovviamente ci sono io che ho mosso l'auto, ma se fosse stata un'auto che ha tamponato ci sarebbe il video appunto in cui si vede l'auto che ci tampona, quindi potremmo vedere anche il numero di targa. Quindi ragazzi, capite che con il modulo 4G si ottiene sicuramente un upgrade incredibile per quanto riguarda il servizio di questa dashcam, però bisogna inserire una scheda SIM dati. Dipende secondo me molto anche di come si utilizza l'auto, di dove si lascia l'auto, se si abita in città, che si parcheggia praticamente nelle vie della città perché non si ha un parcheggio. Tutto questo ovviamente secondo me dà più senso all'utilizzo di un modulo 4G. Magari se uno ha il suo garage e vive in un piccolo paese come nel mio caso, fuori dalla città, da tutto, può valutare se acquistarlo o meno. Però per il resto ragazzi è sicuramente un modulo molto molto interessante. Ovviamente il modulo 4G su utilizzo e l'invio delle notifiche. Il modulo 4G funziona anche se non abbiamo la SIM inserita, non ci arrivano le notifiche, tutto il resto funziona lo stesso, quindi la dashcam registra comunque tutto quello che succede, però non ci viene inviata la notifica, ma lo scopriremo solo andando a vedere cosa è successo all'interno della nostra dashcam, se dovessimo andare a vedere appunto le varie registrazioni. Però supponiamo che arriviamo e troviamo l'auto davanti rovinata perché qualcuno ci è venuto addosso, allora andremo a vedere all'interno della cartella della nostra micro SIM cosa ha registrato la dash e scopriremo cosa è successo anche se non abbiamo il modulo 4G. Adesso direi di vedere l'ultima cosa, cioè la telecamera posteriore, che non siamo obbligati ad installare, però è all'interno della confezione, quindi se vogliamo possiamo avere anche la telecamera posteriore, anche se la risoluzione non è in 4K, ma parliamo di una telecamera in 1080, però che fa benissimo il suo lavoro. Quindi se vogliamo avere proprio una sicurezza totale possiamo andare ad installare anche questa telecamera posteriore. Quindi adesso andiamo a vedere come si vede questa telecamera posteriore della dashcam 70 Mai 810 4K.
Perfetto, eccomi qua, ovviamente l'auto adesso è in garage, io sono all'esterno, quindi l'auto è un po' al buio, io invece sono alla luce, anzi sono anche sotto la pioggia, però vedete come è nitida l'immagine. Infatti per quanto riguarda la sicurezza, quindi vedere le targhe, non c'è nessunissimo problema, anche se non abbiamo un 4K nella telecamera posteriore, perché rimane davvero di qualità. Tramite l'applicazione vedete che in live mi si vede e possiamo andare anche, cliccando sul simbolo col cerchietto con le frecce, switchare sulla quella frontale, quindi con un clic possiamo switchare tra quella posteriore e quella frontale, quindi tutto tramite lo smartphone. Ovviamente lei sta registrando entrambe le telecamere, quindi non è che o registra una o registra l'altra, lei le sta registrando entrambe. Quindi detto questo, direi che però adesso torniamo in studio, perché sto prendendo anche l'acqua e torniamo in studio. Perfetto ragazzi, siamo tornati in studio, avete visto che l'ultima parte del video l'ho fatta sotto l'acqua, ma adesso sono tornato finalmente al coperto. Come avete visto ragazzi, una dashcam veramente incredibile, di altissimo livello. Qua parliamo di una dashcam veramente notevole. Quello che mi sono dimenticato di dirvi forse nella parte iniziale del video, che lei ha anche un microfono interno che possiamo attivare e disattivare, quindi può registrare anche l'audio di tutto quello che succede all'interno della nostra auto, però questo è attivabile o disattivabile. Quindi, come vi ho detto, tutti i link qua sotto in descrizione per acquistare questo prodotto con i vari sconti, cioè veramente una dashcam notevole. E poi con il modulo 4G si può fare un upgrade, che uno può fare anche successivamente, non è necessario acquistarlo subito, lo può acquistare anche successivamente o non acquistarlo mai, dipende cosa uno vuole dalla sua dashcam. Se vuole una sicurezza 24 ore su 24 con notifiche in tempo reale di tutto quello che succede, allora acquista e inserisce una SIM all'interno di questo modulo. Se no, può acquistare questo modulo, non inserire la SIM e avere comunque un'alimentazione continua. Ci sono tantissime possibilità, perché poi c'è anche un accessorio che io non ho, che ci dà la possibilità di collegarla direttamente all'alimentazione della nostra auto, come fa questo kit, però non ha attaccato il modulo 4G, quindi è solo una sorta di spinotti e collegamento per arrivare all'alimentazione continua senza avere il modulo 4G. Si può risparmiare circa 20-30 euro, però vi lascio tutto qua sotto in descrizione, così uno può fare tutte le sue valutazioni, cosa acquistare prima, cosa acquistare dopo, se acquistare tutto assieme, così puoi decidere cosa è meglio per lui. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questa dashcam, la A810 4K HDR, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, anche tantissimi reel riguardanti la simulazione li trovate su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, quindi li vendo a prezzi veramente molto bassi, li trovate davvero con sconti incredibili e sono praticamente nuovi, utilizzati solo per la recensione, perché ovviamente tutti i prodotti non li posso tenere, altrimenti non so più cosa farmene, poi sarebbero veramente sprecatissimi. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!